Ricerca. In questo modulo vedremo come organizzare e gestire una squadra di ricerca e soccorso per un subacqueo disperso e quali accorgimenti applicare in caso di sospetta patologia da decompressione. Ricerca di un subacqueo disperso. In caso di separazione può talvolta accadere che un subacqueo non riesca a ricongiungersi al compagno nemmeno in superficie. Di uno dei due subacquei nessuno sa dove sia. In questo caso si parla di subacqueo disperso e bisogna attivare subito la sua ricerca. Se vi accade, appena riemersi, dovete assicurarvi che il compagno non sia in superficie e se è disperso, cercare aiuto immediato segnalando che c'è un problema. Appena possibile, bisogna organizzare una ricerca. In genere chi coordina l'azione d'emergenza rimane sulla barca o arriva. A farlo può essere il comandante dell'imbarcazione, il responsabile delle immersioni o voi stessi, se siete il subacqueo più esperto. Verificate che il subacqueo disperso non sia già salito a bordo o a riva. Se non è così, mandate qualcuno di vedetta. Meglio se equipaggiato con un binocolo, per rilevare le bolle o la riemersione del subacqueo disperso. Se viene avvistato, inviate subito sul punto qualcuno che lo assista. Se non viene individuato entro un minuto, dovete attivare i servizi di soccorso in mare. Contemporaneamente, cercate di ottenere dal compagno più indicazioni possibili per tentare di individuare il punto del percorso dove la coppia si è separata. Organizzate una o più squadre di soccorritori, ognuna composta da almeno due subacquei e attrezzata con bussole, cime, lavagnette, pedagni, eccetera. I subacquei delle squadre devono essere esperti e lavorare quantomeno in coppia. Un subacqueo da solo non forma una squadra di ricerca. Potete organizzare anche squadre di ricerca di superficie, con apneisti che possono perlustrare dall'alto la zona meno profonda. Oppure un apneista può essere aggiunto come membro di superficie a una squadra di ricerca, aiutando così a mantenere il controllo generale e migliori comunicazioni. Prima di far partire le squadre, stabilite un segnale di richiamo generale, per esempio tre colpi sullo scafo della barca ripetuti ogni 10 secondi, per fare sospendere le ricerche in acqua in caso di ritrovamento e riaffioramento del subacqueo disperso. Mentre le squadre sono in acqua, le vedette continueranno la ricerca in superficie a 360 gradi. In ogni caso le ricerche vanno sospese dopo un tempo prefissato. In genere si stabilisce la durata in 30 minuti, dopodiché la ricerca sarà gestita dalle autorità competenti. Tecniche di ricerca subacquea. Nel caso di un subacqueo disperso, l'obiettivo di ogni squadra di ricerca subacquea è quello di compiere una perlustrazione sistematica ma veloce di un'area definita. Il percorso a greca, ben descritto nel manuale del corso Advanced Open Water Diver PSS, può essere valido, soprattutto se più squadre agiscono contemporaneamente. Infatti le diverse squadre possono partire dallo stesso punto ma su direzioni diverse, coprendo in poco tempo una vasta area. Anche il sistema a cerchi concentrici può andare bene, come pure quello a spirale quadra. La scelta della tecnica di ricerca deve essere fatta in base alle condizioni logistiche e ambientali. Quando una squadra di soccorso ritrova il subacqueo disperso, deve immediatamente avvisare gli altri, segnalandolo all'eventuale apneista che li segue in superficie, o lanciando un apposito pedagno di segnalazione che sarà rilevato dalle vedette. La squadra che ha ritrovato il subacqueo disperso deve valutare la situazione per capire cosa ha prodotto la separazione dal compagno e dal gruppo. Se il subacqueo è in difficoltà, bisogna verificare lo stato di coscienza e l'eventuale presenza di respiro. Se non è cosciente, vanno applicate le procedure apprese nel modulo precedente.
se è cosciente e respira, ma è bloccato, va immediatamente controllata la sua riserva d'aria. Nel caso sia prossima ad esaurirsi, un soccorritore gli passerà il suo secondo stadio ausiliario, mentre l'altro lo libererà. Appena possibile, si inizierà la risalita, effettuando le eventuali soste di decompressione di emergenza. Patologie da decompressione. Un subacqueo recuperato privo di coscienza potrebbe essere affetto da una patologia da decompressione. Anche chi ha effettuato il recupero dal fondo del subacqueo, inoltre, potrebbe avere corso rischi superiori al normale. In queste situazioni il migliore alleato è l'ossigeno, ovviamente purché si abbiano a disposizione le attrezzature e si conoscano le tecniche per la sua respirazione. Il primo soccorso, nel sospetto di patologie da decompressione, non richiede una diagnosi differenziale tra EGA ed embolia. La differenza nel primo soccorso è data dalle condizioni del subacqueo incidentato, cosciente o non cosciente. Se è cosciente, aiutatelo a togliersi la muta e a mettere degli abiti asciutti. Fatelo sdraiare o stare semiseduto in una zona riparata dal vento. L'infortunato deve anche bere e respirare ossigeno normobarico con le tecniche del corso Oxygen in Diving Emergency PSS. Se non è cosciente, procedete nella sequenza CPR, possibilmente praticando la ventilazione con ossigeno spiegata nel corso Oxygen in Diving Emergency PSS. Non è certo una cattiva idea quella di avere un vostro kit ossigeno personale e seguire il corso Oxygen in Diving Emergency PSS, se ancora non l'avete fatto. Con un solo kit di ossigeno è possibile trattare contemporaneamente solo due subacquei, ma almeno uno di loro deve essere in grado di respirare autonomamente. Nel prossimo modulo vedremo come prepararsi a gestire un'emergenza e approfondiremo alcuni aspetti inerenti l'idoneità alla pratica dell'attività subacquea. A presto!